No, questo sicuramente non c'è dubbio, fa bene insistere sulla questione del salario, sulla possibilità di progressione. Insomma, si parla molto, come sai, in questo periodo di parità di genere, la questione di genere anche in questi studi ne abbiamo parlato come di una emergenza nazionale e certo, insomma, il numero due della Polizia di Stato ha affidato, diciamo, ad una donna come ruolo ha senza dubbio un portato, un valore simbolico fondamentale. Allora le chiedo, proprio diciamo, considerando il ruolo che in questo momento ricopre, che cosa secondo lei bisogna fare ancora di più per raggiungere la parità di genere anche in altri settori dello Stato? Perché lei dice, cioè, nella polizia c'è una grande pattuglia di donne ai vertici, forse non si può dire così però di tanti altri settori. Sì, io credo che bisogna valorizzare la professionalità. Laddove donne e uomini hanno un alto livello di professionalità, si può, come dire, progredire e assumere ruoli di vertice. Anche altre forze di polizia nel 2000 hanno consentito l'ingresso, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, l'esercito hanno consentito l'ingresso delle donne. È chiaro che lì hanno bisogno anche loro di avere il tempo necessario per arrivare ai vertici. Io mi auguro che ci arrivano. Io valorizzerei la professionalità, nel senso che quando si ha un percorso di carriera che sia professionalmente adeguato, io non credo che poi ci saranno problemi per le donne a raggiungere i vertici anche in altri settori. Quindi noi abbiamo il ministro dell'interno che è una donna che ha una professione e una carriera alle spalle come prefetto di tutto livello e che quindi ha assunto un ruolo di massimo vertice del Ministero dell'Interno, quindi io sono circondata da donne. L'altro vice capo della polizia che ha funzioni di coordinamento è anche lei un'altra donna. Quindi il mio mondo è un Paritario. mondo anche e molto al femminile, assolutamente paritario.